Oggi siamo qui a Mazara del Vallo per la festa del pane che si terrà a Borgata Costiera. Io sono particolarmente felice di essere qua in quanto iniziai la mia carriera di archeologo proprio a Borgata Costiera scavando il sito di Roccazzo, per cui è un ritorno piacevolissimo e soprattutto sono molto contento perché vedo che l'amministrazione comunale sta facendo molto proprio per rilanciare il ruolo culturale di questa città. Questa città è importante ovviamente per la sua marineria, per il mare, ma anche una storia millenaria che va valorizzata e va fatta conoscere ai mazzaresi ma anche ai turisti che vengono qui per visitare la nostra terra. Abbiamo oggi anche presentato il mio libro Sicilia Archeologica, è stata una bellissima manifestazione fatta alla Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti in cui c'era molto afflusso di pubblico, abbiamo parlato di preistoria, di storia della Sicilia, focalizzando però l'attenzione su questo territorio che ha una sua peculiarità, quella di essere una zona di confine tra mondi diversi. Qui c'è il confine con il mondo nordafricano attraverso il mare, attraverso la lunga storia della marineria mazzarese, ma c'è anche il confine tra due Sicilie, la Sicilia occidentale e la Sicilia centrale, cioè la Sicilia cartaginese da un lato verso occidente e la Sicilia greca dalla parte orientale. Questo è un territorio di confine e come tutti i territori di confine ha avuto una storia interessante perché in questi luoghi si creano dei laboratori di interculturalità molto importanti. Quindi una giornata veramente favorevole, una giornata piacevole e questa festa del pane valorizza molto bene quello che è il patrimonio non solo di Mazara ma anche del suo meraviglioso entroterra. Singolare chiave di lettura quella del testo Sicilia Archeologica che questa mattina si è avuto modo di rappresentare per l'appunto all'interno del Collegio dei Gesuiti per quanto concerne un exemplum, quello siciliano, che attesta una veridicità preistorica davvero encomiabile, quella legata per l'appunto alla nostra terra e a tutti i ritrovati che sono stati rinvenuti grazie all'attività di ricerca del nostro archeologo Sebastiano Tusa. E tutto ciò ha sicuramente certificato l'importanza delle civiltà che si sono susseguite nel suo seno nel corso dei secoli e la dicotomia siciliana è stata davvero unica in questo senso rispetto alle altre territorialità che si sono distinte per altri versi nell'ambito del bacino del Mediterraneo. Nella nostra Sicilia le civiltà non si sono mai accavallate, in questo senso non hanno mai prevaricato l'una sull'altra. Quindi fenici e greci mai sugli elimi dell'entroterra e quindi le civiltà riverasche non hanno mai pensato di avere la meglio sull'entroterra siciliano, ma l'una civiltà ha preso il meglio dall'altra cercando proprio di preservare e salvaguardare un valore infinito legato proprio alla ragione del testo, ossia l'identità. Non esiste nessuna società civile che non sia proprio fondata sui pilastri dell'identità, dell'appartenenza, della memoria del passato e dell'amore della storia. Ecco, si scrive archeologia e si legge amore, passione, dedizione, si legge anche Sebastiano Tusa.